Ovviamente il mio intervento sarà un intervento breve perché credo che chi mi ha preceduto, i colleghi consiglieri, abbiano già evidenziato diversi aspetti di questa mozione e voglio però ringraziare la collega Powell per aver presentato questa mozione che ci consente anche di fermarci un attimo a riflettere su quello che accade intorno a noi. Credo quindi che il Consiglio Comunale di Pordenone sia un luogo nel quale si possano affrontare temi di questo tipo e anzi sia un dovere per una città come quella di Pordenone appunto affrontare tematiche che travalicano gli stretti confini o apparentemente le strette competenze di un'aula come questa. Quindi la ringrazio, ringrazio anche il consigliere Tagliariol perché ha fatto un intervento piuttosto puntuale e preciso e perché appunto un tema del genere viene posto all'attenzione anche a distanza di tempo dalle Olimpiadi e quindi così passato un po' il clamore degli avvenimenti che in concomitanza appunto delle Olimpiadi si sono susseguiti per dimostrare che in un paese grande, importante anche dal punto di vista economico e lo sappiamo quanto lo sia, in realtà non vengono rispettati i fondamentali diritti inviolabili dell'uomo e questo purtroppo, come hanno già sottolineato altri colleghi consiglieri, non accade solamente in Cina, accade in Birmania, accade anche in India. Vorrei ricordare, visto che questo è il tema di cui stiamo parlando questa sera, quello della libertà dei popoli, della autodeterminazione dei popoli, ma anche della libertà religiosa. Vorrei ricordare anche i cristiani perseguitati in India. Abbiamo tutti messo negli occhi le immagini delle chiese e delle case bruciate proprio in questi giorni. Ecco quindi che fermamente come il gruppo consigliare di Forza Italia appoggiamo questa mozione, che naturalmente ci vede in piena sintonia e in totale condivisione, ricordando che la Cina è uno degli ultimi paesi al mondo in cui ancora vige un regime comunista e la storia ha dimostrato che ovunque il comunismo abbia costituito il modo di governo, vi è stata privazione dei diritti fondamentali, vi è stata la privazione della libertà di pensiero, il principio di autodeterminazione dei popoli, la libertà di manifestare, di partecipare democraticamente alla vita politica. Pensiamo appunto a quei pochi regimi comunisti che ancora esistono, ad esempio Cuba, dove addirittura è vietato internet. Ecco, quindi siamo per il rispetto di ogni diversità, siamo per la libertà e per l'autodeterminazione dei popoli e quindi ovviamente appoggiamo questa mozione in tutti i suoi aspetti. Grazie.